Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su The Long Dark. Prima di tutto un saluto a Edward il Paladino. Pare che abbiano rilasciato una nuova mappa e sono intenzionato a raggiungerla quanto prima. Ma la strada è lunghissima, ci vorrà quasi un'ora e noi dobbiamo prima equipaggiarci a dovere per il lungo viaggio. Buona visione! Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa fredda giornata su The Long Dark. Sì, qua è sempre freddo e non c'è mai neanche un po' di clima natalizio. Si aspetterebbe almeno un Babbo Natale o qualcosa che gli sparo e gli rubo la pelliccia al vecchio bastardo. Ma no, neanche quello, che tristezza. Allora, per me la signorina è passato giusto qualche giorno, ma penso che dovremmo avere quasi tutti i materiali pronti, quelli per fare la divisa completa da survivalista alla moda, quantomeno. Vediamo un po', anche perché ci vorrà qualche giorno del gioco. Quindi abbiamo quelle del cervo, qua ancora no. Budella come non ci fosse un domani a posto, pelliccia del lupo, e che altro ci manca, signorina? Allora, ci sono importanti novità su quest'ultima versione di The Long Dark. Pare che abbiano aggiunto un'altra mappa per la mia gioia, soprattutto per la mia gioia. E in questa nuova mappa si raggiunge praticamente passando per Pleasant Valley. Chi mi segue da un po' è quella mappa in cui quasi sono morto ibernato qualche... Bello, hanno fatto gli effetti della nebbia molto meglio. Stanno facendo dei bei passi avanti questi programmatori. Dicevo, è la mappa in cui sono quasi morto di ipotermia la prima volta che mi è preso un crisbio di accidente. Ed è anche quella che ha tentato più volte di uccidermi, sarò sincero. Oh! Oh! Hanno fatto dei bei lavori con le luci, programmatori! Finalmente! Erano molto tristi, cioè è ancora triste l'interno. Però le luci sono gestite molto meglio. Oh, fa piacere, aspetta che non mi piglio una putrella sulle gengive, che non vedo una ciosba. Ok, voi non vedrete una mazza, io vedo un po' pochettino di più. Perfetto, workbench. Gioco? Grazie, no, c'era stato un momento di imbarazzo. Vediamo se possiamo fare qualcosina intanto. Allora, gli stivali con la pelle di cervo. Va bene, 12 ore per craftarli. Ok. Ah, cioè, devo premere il pulsante più volte, signorina? Ah, scusate, non avevo visto qua. Quanto tempo vuoi spendere e vuoi dedicare? Sono cretino pure io, scusate. Gesù, ci sta volendo veramente una quantità immane di tempo. Devo anche fare le pause per far bere e mangiare la signorina, che se no mi muore di stenti la cretina, ovviamente. Non è che dice, ehi, aspetta che mi fermo un secondo per bere. No, devo continuare a lavorare! E poi muore, praticamente così, una fine tristissima. Oh, ecco, neanche detto. Signorina, non mi muoio di stenti. Adesso le do da bere, ma santo cielo. Ma si può essere più idioti? Io, oddio, il buiume. Ok, i nostri stivaletti di pelle di cervo dovrebbero essere pronti. 1,50 kg. Beh, sono più leggeri di quelli che ho adesso, effettivamente. Allora, per fare un paragone, quello che ho adesso ottengono 1,7 gradi di temperatura e 0,8 di resistenza al vento. Quelli nuovi hanno 4 gradi di resistenza a temperatura e 3 del vento. Ok, vedete che aver fatto il serial killer animale ha ripagato. Signorina, mi accende mezza luce che non vediamo una mazza. Grazie, ok. Però la signorina è stanca perché ci ha messo un'intera crisbio di giornata per farmi degli stivaletti. No, complimenti già alla signorina, voglio dire. A tutti gli effetti, io non sarei stato capace di fare nulla di tutto ciò. Oh, dovevo accendere le torce più spesso. A quanto pare ho dimenticato un po' di oggetti in giro e... Oh mio Dio, non c'erano così tanti oggetti. Ah, sono solo finti. No, non mi dia false speranze, giuoco, anche lei. Io spero ovviamente che aggiungano molto presto la modalità storia perché mi interessa un sacco. Ah, devo ancora fare la parte con i metalli. E prima o poi vedremo anche quella. Wow, avevo roba anche qui? Ah, e chi lo sapeva? Ho lavorato talmente tanto negli ultimi giorni con The Long Dark che ho dimenticato per strada un po' di cose. Ok, ma lasciamo dormire la signorina e domani passiamo a costruire anche la... bottigliette d'acqua? Ma... The Long Dark, ogni volta che ti aggiorno tu mi incasini gli oggetti e trovo robe da tutte le parti e ho visto cose. Sì, barretta energetica, grazie, è sempre un piacere aggiornare The Long Dark. Ok, nuovo giorno, nuovo capo d'abbigliamento da fare. Madonna quanto è dura fa la vita dello stilista, una cosa incredibile. Ah, signorina, spenga tutto e vediamo quanto tempo ci vorrà per fare... 25 ore per fare la giacca di pelle di pelliccia di lupo? Wow, sì, ok, però ha delle qualità incredibili. Signorina, che dice? Ci diamo da fare, che è meglio? Ah, mi sta morendo di fame! Oh, porco cane, mi perdoni, ho dimenticato la colazione, colpa mia. Oh, posso fare anche il sacco a pelo con la pelliccia di lupo? Figo! Molto figo! L'odore tiene anche lontani gli animali, è pesante ma tiene caldo, quindi in teoria dovrebbe potermi permettere di dormire anche all'esterno. Ottimo, ottimo, ottimo. Dovrò andare a recuperare anche la pelliccia del lupo.
Dell'orso, volevo dire dell'orso, scusate, faccio sempre un gran casino con tutti questi animali. Tutti questi animali, ce ne sono praticamente tre in tutto il crisp di gioco, ma vabbè. Ah, mi sono accorto che per fare questo lavoro lui usa il coltello. Usando il coltello si sta deteriorando. Ah, e quindi come facciamo? Volevo rifargli un po' la lama, in teoria te lo riporta un po' in qua. Mi dice che manca uno strumento. Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Quando eravamo di sopra, il gioco mi ha fatto vedere quell'oggetto che serve per fare la lama. Dov'è? Questo. Questa non serve a fare le lame, scusate l'ignoranza. Che... a rifare il filo alla lama, ecco come si dice. Scusate, non sono esperto del gergo. Sì, perfetto. È proprio l'oggetto che serviva. Se mi avverti anche la prossima volta. Grazie, Vediamo se si ritira in qua un po' il coltello. Ok, sì, si sta ritirando in qua, siamo al 37%. Ci vorrà un bel po' di tempo per rifare la lama, sto schifo di coltello, a quanto pare. Ok, dovremmo esserci quasi. Mamma mia, per me è passata un'altra giornatina. E abbiamo anche la giacca di lupo. Sono proprio curioso di vederla. Dov'è? Porco cane, 3 kg pesa. Porco cane, pesa un chilo in più dell'altra. In compenso gli stivali sono più leggeri. Però questa tiene 7,5 e la vecchia giacca che avevo io teneva 2,7 e 2,7. Ok, stiamo costruendo veramente qualcosa di spettacolare. Immagino che per ripararla saranno bestemmie, eh. Oh! Ma che bella giornata, proprio oggi che non devo uscire. Madonna! È la più bella giornata che io abbia mai visto su The Long Dark. Ma davvero? No, dai, non fare lo stronzo, proprio oggi che non devo uscire. Abbi pazienza finché non dobbiamo andare alla nuova mappa. Guarda che bella giornata! Non succede mai. Ma perché The Long Dark? Perché mi trolli anche tu? Tutti i survival mi trollano. Ok, tutti i giochi mi trollano. Allora, vediamo se abbiamo... oh, anche la pelliccia del coniglio è a posto. Ottimo. Ok, prossimo nella lista è... i pantaloncini di pelliccia di cervo. Beh, certo. Complimenti per la scelta dei materiali, signorina. Ok, ci siamo quasi. Oh, e abbiamo anche i pantaloncini alla moda. Vediamo un po' che sono curioso. Eccoli. Questi? Ottimo, tengono più 3 gradi e più 3 gradi. Per contro, quelli che ho io facevano 1,8 e 0,9. Cioè, è perfetto. Anzi, signorina, perché non me li indossa subito? Minchia, quanto pesano in più, però. Porca puttana, il peso sta cominciando a diventare un problema serio adesso. Ah, i pantaloni di lupo vanno sopra il resto. Oh, quindi sono peso ulteriormente aggiuntivo. Ecco, questo sarebbe stato bello saperlo prima, gioco, eh. In compenso la temperatura che percepiamo qua dentro è di 20 gradi. Cioè, praticamente fatta. Non mi ferma più nessuno, né? Il freddo qua veramente è bazzecole. Però sono curioso anche dei guantini. Oh, cacchio, mi serve ancora pelliccia. Allora, io direi che non è che ci servano tutti gli effetti a questo punto, vedendo già quanto siamo messi bene. Teniamo la pelliccia da parte, se durante il percorso becchiamo un coniglio, ci costruiamo anche i guantini e tanti saluti. Ok, allora, ultima parte, cercherò di procurarmi quanti più materiali possibile per poter partire, ovvero acqua a sufficienza, bistecche cotte e via dicendo, in modo tale da affrontare il viaggio, perché sarà abbastanza lunghetto in tutta sincerità, dobbiamo attraversare almeno un 2-3 mappe, forse 4 addirittura. Ci fermeremo di sicuro alla stazione di servizio, ma... speriamo di non incontrare troppe minacce lungo il percorso, dice sì Lupi. Ok, direi che possiamo partire. 100 euro che il tempo fa schifo adesso che devo partire io, Pronti, attenti. Sì dai, insomma. Un po' nuvolosetto, diciamo. Porco cane, l'altra mattina era così bella. Però non dovremmo avere problemi di freddo. Meno 2. Dai, considerando che sono meno 33 gradi e io ne sento meno 2, non mi dovrei neanche lamentare più di tanto. Unica rogna è che peso veramente uno sfottio, quindi la signorina mi si stancherà a merda. E vabbè, non si può aver tutto dalla vita. Allora, io cercherò di tornare indietro qua intanto fino alla... signorina, non mi si sfracelli come al solito, dicevo. Intanto fino alla stazione di servizio. Mi piange il cuore lasciare tutte queste risorse qui, ma vabbè, restano sempre lì, non è che mi scappano nel frattempo. Non ci sono ladri perché a quanto pare l'intero pianeta Terra è morto. Non si sa quando, come, né perché li troviamo tutti congelati. La signorina deve essere veramente una 007 perché è l'unica sopravvissuta di tutto sto posto. Se non incontro grandi sorprese, dice sì, lupi, orsi, abominevoli uomini delle neve e via dicendo, speriamo che sia anche un viaggio tranquillo, quindi salterò direttamente... tutte le scene. Un po' mi spiace però lasciare questo posto perché non l'ho visitato completamente. Sono sicuro ci sono ancora tanti. E vaffanculo al lupo.
ma porca di quella porca, ok che non devo andare di là, però dicevo ci sono ancora tanti posti che devo ancora visitare, ma non è detto che in futuro non ci torneremo, purtroppo per esigenze di gameplay devo muovermi un attimino in continuo perché sennò va annoio. Coniglio, porco cane, avresti fatto comodo per farmi un altro paio di guanti, ma non mi metto a sprecare proiettili. Ancora, ma che fai? Mi sfotti allora? Cioè, mi passi vicino in continuo e poi vabbè che mi incazzo, ti mordo direttamente al volo. Ah, la chiesa, aspettate una... Madonna, è il paradiso del coniglio. E che è? Dicevo... un altro! Mi fate parlare che mi distraete. Dicevo, alla chiesa c'era un sacco a pelo, se ricordo bene. E il mio è messo un attimino male, quindi qua una stop ce lo facciamo veloce veloce. Ed ecco qua, la memoria non mi tradiva. Speriamo sia meglio di quello che ho io. Sì, molto meglio, quindi... Lasciamo qua il mio vecchio sacco a pelo. Perfetto, che casomai lo recuperiamo in futuro. La penna del corvo, sì che prima o poi mi ricorderò di fare l'arco e le frecce, che non è tra le cose più facili da fare. Oh, buongiorno coltello. E anche di quelli nuovi, molto buono, molto buono. Ok, mi sta andando anche un po' di culo, ma una cosa strana, dell'Undark io c'ero già stato qui. Ok, strano, avevo dimenticato io di raccogliere le robe. E vabbè, si sa che sono pirla. Un altro dei motivi per cui torno indietro è perché non ho ancora tantissimi proiettili, in tutta sincerità, vediamo quanti ne ho. Signorina, mi dice il numero di proiettili? 2, 4, diciamo più o meno 8-9 proiettili. E quando sono arrivato qua ne avevo tanti di più, ma avete visto che strage ho dovuto fare fra lupi e orsi? Quindi giustamente la mia scorta si è ridotta. Speriamo nella nuova mappa, in cui peraltro mi pare di aver capito un aereo precipitato, cioè, che culo, anche la signorina è precipitata in aereo. Di trovare, dicevo, quantomeno un po' di proiettili, non sarebbe male. Oh, buongiorno. Però so per esperienza che la carne già smozzicata dagli altri animali mi avvelena, quindi eviterei se possibile. E finora mi è andata anche tranquilla. Siamo quasi all'uscita da questa mappa. Mi romperebbe anche un po' le palle se qualche lupo mi attaccasse. Signorina, mi sale? Grazie, dicevo. Mi romperebbe le palle se qualche lupo mi attaccasse, perché dovrei letteralmente buttare via la carcassa. Ho già troppo peso e di carne ne ho già in abbondanza. Ok, eccoci alla prima uscita. Desolation Point, è stato un piacere conoscerti. Sei stato un bel posticino. Mi hai mandato contro il disastro di animali, ma non importa. Però veramente un posto carino. Tanto perché si chiamava il punto della desolazione, voglio dire. Oh, è già che non ho carburante per la lanterna. Flare, aiutami tu. Ah, già che col flare non si vede una mazza comunque, è vero. Oh, e ora giochiamo a quante volte The Long Gamer sbaglierà strada. Madonna. No, signorina, mi passa? Ma chiaramente ci passa. Avanti. Ma mi piglia per il culo, signorina, veramente. Ok, visto non era così difficile. Mi deve essere un po' ingrassata anche la signorina sotto il periodo natalizio. Effettivamente l'ho lasciata un po' andare in questi giorni, che ha passato solamente a fare la piccola sarta e stilista. Ok, direi che stiamo andando giusti a tutti gli effetti. Ero passato di qua anche l'altra volta. Signorina, non si lamenti sempre, avanti. Ok, vedo l'uscita, stranamente ho azzeccato tutte i bivi al primo colpo. Ogni tanto una botta di culo pure io. Oh, che culo flare! Neanche a farlo apposta, ne ho usato uno e ne ho ritrovato un altro. Oh, gioco, perché mi stai aiutando? La cosa mi preoccupa un sacco. Ok, perfetto. Già. Siamo qui dove l'altra volta, vi ricordate, c'era il lupo che mi aveva aggredito. Gli avevo sparato, l'ho inseguito per un po' per vedere se moriva e non era morto. A me sempre cose strane succedono in The Long Dark. Però questo vuol dire che ci potrebbero essere i lupi. 100 euro che ci sono i lupi. Oh no! Neanche detto, guardalo là il bastardo. Ma che palle! Così mi tocca sprecare un colpo, ma no. No, no, ho sentito rumori cattivi. Signor lupo, non rompa i coglioni che ho la giacchetta nuova, eh. Sono tutte bestemmie per farla. Porca di quella puttana, adesso mi arrabbio. Dov'è? Buongiorno. Mi lascia stare cortesemente? Guardi, ho ucciso suo cugino qualche episodio fa proprio da queste parti. Ok, visto bastava parlare all'animale, giustamente l'animale ha ragionato e ha detto ok, ti lascio andare, mio cugino mi stava sulle palle. No! Ok, ti vedo laggiù, porca puttana. Vediamo se riesco a fare il giro lungo. Magari non mi caga, se sono fortunato. Oh oh. No! Non sono fortunato. Ma tu sei più sfortunato di me, stronzo. Perché mi hai rotto il cazzo? Perché? Ne potevamo parlare. No, che mi dovevi aggredire. Un picoglioni. E io ho sprecato pure un proiettile. Ok, recuperiamo solo la pelliccia.
In tutta sincerità, perché carne ne ho io, sa dove stiamo andando. Bello però, mi piace il lavoro che hanno fatto con la nebbia, l'hanno migliorata veramente un sacco. Questo era un gioco veramente che mi ricordo agli inizi aveva una grafica abbastanza bruttina, ma ha fatto dei passi avanti considerevoli. Ok, non è la grafica fotorealistica, ma non è a quello a cui puntano loro a tutti gli effetti. Ok, vediamo quante ore abbiamo ancora di luce. Abbiamo ancora 8 ore di luce, io approfitterei per far riposare un attimo la signorina qui e poi riprendiamo l'avventura. Gli uccelli mi indicano qualcosa. E indicavano un orso incazzato a bestia. No, forse se sono fortunato è solamente un cadavere. Cos'è, un cervo? No, a pelliccia di cervo ne ho, sono a posto a tutti gli effetti. Il lato positivo è che la signorina non mi sente un grammo di freddo, ci credo, c'ha praticamente addosso 7022 cadaveri. Sfido io a avere freddo con quello che ha addosso. E dov'è il cambio di mappa? Gioco, mi dai il cambio di mappa? Grazie. Ok, vediamo se la signorina riesce a farmi un unico viaggetto fino alla stazione di servizio e passeremo lì la notte, anche perché è stanchissima, poverina, cercando di fargli fare un po' di pause, ma giustamente c'ha 8022 kg addosso. No, sento veramente rumori brutti. No, siccome vicino alla stazione di servizio c'è sempre un branco di lupi fissa ogni cacchio di volta, e siamo praticamente vicinissimi, credo manchino 2 minuti a dir tanto. 100 euro che mi piglio un lupo. No, ah no, era un cervo. Oh, non mi faccia prendere colpi, se no le sparo per una questione di principio. E se la memoria non mi inganna, la macchina laggiù indica che siamo quasi arrivati. Della serie speriamo non ci siano i lupi ad accoglierci a fauci aperte. Eviterei molto volentieri e buongiorno. Quanto tempo che non ci vedevamo, eh? No, guardalo. Guardalo laggiù lo stronzo. Aspetta, allora. Vediamo di fare caso a me la corsetta all'ultimo, signorina. Porca troia dei lupi. C'è stata una volta che ce n'erano 2 o 3, ma una roba incredibile. La mia solita sfiga sui survival. Ok, no, no, proprio di qua vieni. M'ha visto, m'ha visto. Fanculo al lupo. Oh. Ok, intanto siamo ritornati fino alla stazione di servizio. Avremo occasione di ricontrollare l'equipaggiamento e da qui procederemo tutto in una volta fino alla montagna, dove pare sia precipitato l'aereo. Mi aspetto una marea di problemi per arrivarci e di sicuro sbaglierò strada. Di sicuro. Come sempre, vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi, iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!